minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino del convento. Qui vogliamo raccontarvi quello che fece una volta il giovane Fra Pio da Pietrelcina, studente di teologia. Le cronache ci raccontano che fine ottobre del 1907, il giovane studente della provincia di Sant'Angelo Foggia, Fra Pio da Pietrelcina, frequenta la teologia nel convento dei frati minori cappuccini di Serra Capriola. Siamo in provincia di Foggia. I suoi insegnanti o lettori furono due: padre Bonaventura da San Giovanni Rotondo e poi proprio padre Agostino da San Marco in Lamis, che per la prima volta incontrò nel 1907 questo giovane frate. E lui racconta nelle sue cronache di quel periodo soltanto una breve frase, dove scrisse che era un ragazzo buono, giulivo, faceto. Lui non si era accorto di nulla di straordinario di questo giovane frate. Padre Agostino, che come ben sappiamo fu il suo direttore spirituale e lo incontreremo spesso nei nostri incontri sulla storia di Padre Pio. Ecco, particolarmente significativa fu un racconto di questo anno, ecco, perché Padre Pio, ovvero Fra Pio da Pietrelcina, restò a Serra Capriola per circa un anno, per tutto l'anno scolastico, quindi dal 1907 al novembre del 1908. Lui raccontava questo, lo racconta proprio qui a San Giovanni Rotondo con i suoi confratelli dopo tanti anni. A Serra Capriola fu l'unica volta che il vino mi fece perdere la testa. Ecco, questa fu la frase che colpì tanti, perché che cosa era accaduto? Fu lui stesso a raccontarlo. Mentre pigiavano l'uva, quindi possiamo immaginare questa scena, tutti gli studenti insieme che pigiavano, si divertivano anche forse a pigiare l'uva, i fumi dell'uva, l'odore forte, possiamo dire che in un certo senso il padre Pio si ubriacò per questa, senza pur bere un goccio di vino. Ed è un racconto che faceva insieme ai suoi confratelli e poi con una fragorosa risata terminava questo episodio che raccontava. Ma qual era la giornata nel convento di Serra Capriola? Ce lo dice proprio padre Gerardo di Flumeri nel suo libro Il Beato Padre Pio a Serra Capriola. Quindi parliamo di un libro che è stato realizzato ancor prima della canonizzazione. E il padre Gerardo fa uno studio approfondito sulla presenza di Padre Pio in questo convento tra l'ottobre del 1907 e l'ottobre del 1908, e racconta che i frati, gli studenti, secondo il regolamento degli studi, alle 6 si alzavano, quindi levata al suono della canna, poi 6:30 la recita dell'Angelo del Signore, quindi Litania dei Santi e meditazione, 7:15 preghiere liturgiche in latino, quindi l'ora prima e terza con la messa conventuale, alle 8 colazione, 8:30 pulizie, alle 9 scuola, eccetto giovedì e domenica, alle 11 lettura spirituale, alle 11:30 c'è la preghiera delle liturgie dell'ora sesta e nona, alle 12 pranzo con la lettura qualche volta dispensata, alle 13 ricreazione o sollievo, alle 13:30 preghiera liturgica dei Vespri, mentre poi alle 14 c'è il silenzio regolare, il riposo, lo studio, la preghiera personale. 15:30 lavoro e pulizia, quindi lettura spirituale, alle 16:30 finalmente un po' di ricreazione, alle 17, dopo mezz'ora, l'Ave Maria, la compieta, il rosario, la meditazione, 18:15 la cena, quindi 18:30 la ricreazione, mentre alle 19 lo studio nella cella, mentre poi alle 20:30 silenzio, preghiere della sera e riposo, e alle 24, quindi a mezzanotte, in coro il mattutino o l'ufficio delle letture. Infatti, quando abbiamo letto che il giovedì cosa accadeva, eccetto il giovedì e la domenica, il giovedì pomeriggio, guidati dal direttore e quindi da Padre Agostino, gli studenti facevano una passeggiata fuori convento e fuori paese. Questa sostanzialmente è stata la vita conventuale del giovane frate Pio da Pietrelcina nel 1907 nel convento di Serra Capriola.